Buongiorno amici, bentornati su Speedy News da Barbara, ancora una volta per l'appuntamento con l'informazione, soprattutto in ambito economico-sociale. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi ora, subito, non dimenticatelo, con campanellina per ricevere tutte le notifiche in tempo reale sugli ultimi aggiornamenti direttamente da Speedy News. E poi ancora, pioggia di like ed abbonamenti, grazie a tutti per il sostegno, per il supporto, continuate così, continuate a seguirci. Reddito di cittadinanza spunta, finalmente il nuovo decreto per la formazione obbligatoria per gli occupabili. A breve l'inizio dei corsi, vediamo insieme tutti i dettagli. Il nuovo governo sta lavorando finalmente, stando a quelle che sono le dichiarazioni fatte e le informazioni riportate sulla principale stampa di riferimento, a un nuovo decreto, il decreto lavoro, all'interno del quale c'è anche il tema, il nodo, oserei dire, della formazione dei percettori del reddito di cittadinanza. Il decreto era già atteso per gennaio, quindi siamo in ritardo perché ormai siamo agli sgoccioli e quindi tutto si rimanda adesso, entro, si spera, la prima quindicina di febbraio. Finalmente i percettori del reddito di cittadinanza, cosiddetti occupabili, cioè tra i 18 e i 59 anni, sapranno cosa devono fare, visto che è stata annunciata questa formazione obbligatoria attraverso dei corsi appunto di formazione e riqualificazione professionale di 6 mesi, pena la decadenza dal sussidio. Decadenza dal sussidio che non potrà esserci fino a quando non esisteranno questi corsi di formazione e fino a quando il governo non varerà linee guida, indicazioni, e poi di lì ovviamente si deve mettere in moto tutta la macchina della formazione, cosa che si può facilmente immaginare non è semplice. Quindi si annuncia a breve un cambiamento, si annuncia a breve l'avvio di questi corsi, ma di fatto, permettetemi, sono un po' scettica sulle tempistiche, come ho detto già in altri miei video, prima di trovare, scovare per voi questa notizia del decreto in uscita in merito. Perché, ripeto, se il governo ci sta ancora lavorando in termini di norma e di linee guida, il passaggio poi effettivo alla macchina che si mette in moto, immaginate per quanti tantissimi percettori, organizzare così dall'oggi al domani dei corsi di formazione non sarà cosa semplice, quindi ne vedremo delle belle, sta di fatto che un percettore del reddito di cittadinanza non può vedersi revocare il sussidio se non ha una offerta, no? Fattibile di formazione obbligatoria. Quindi vedremo se effettivamente questo decreto porterà poi all'effettiva realizzazione di una formazione che possa essere imposta pena la decadenza dal sussidio, e ci auguriamo che non sia una formazione, diciamo, sulla carta, ma sia una formazione che effettivamente consenta a queste persone di potersi riqualificare da un punto di vista professionale. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, continuate a seguirci, iscrivetevi con la campanellina, tanti tanti super like, abbonamento, e io vi aspetto qui presto su Speedy News. Arrivederci a tutti da Barbara.